Scherzosamente ho detto che potrei aver bisogno di dovermi assentare qualche giorno in quello della funzionalità. Io non, è chiaro che, come dire, ho esplicitato quello che è il mio pensiero. La politica è fatta di confronti, quindi no, certamente, insomma, voglio dire, non è che si può modificare l'assetto istituzionale di un ente. L'ente diciamo, deve esprimersi secondo le volontà previste dai regolamenti, statuti, quindi la giunta deve esistere, quindi è impensabile, voglio dire che chiaramente è una situazione ovviamente che deve necessariamente considerarsi transitoria e che deve trovare, diciamo, chiaramente una ricomposizione, una riqualificazione sul piano della politica, perché è evidente, insomma, che nessuno può essere chiamato a amministrare in modo monocratico, diciamo, un ente, insomma, questo va da sé. Io voglio che sia chiaro, non è assolutamente legato, diciamo, alla valutazione del lavoro di un singolo assessore o di un altro, diciamo, è probabilmente, come dire, un richiamo collettivo che proprio sulla scorta, diciamo, di quello che ho percepito materialmente ho inteso fare, diciamo, alla politica nel suo insieme. Chiaramente anche la, come dire, la giunta è espressione della politica, insomma, questo non vedo più, quindi non è un problema. Ci tengo anche a rassicurare tutti, ovviamente, ma insomma questo è un discorso che poi avremo modo di fare. Insomma, qualcuno scherzosamente mi raccontava ieri che ormai quello del Waterfront è diventato una telenovela, insomma, che si aggiorna a puntate. Io, insomma, ci tengo a rassicurare tutti, diciamo, che comunque come dire, i contatti col presidente De Luca e con la giunta regionale e la risoluzione delle criticità che, insomma, si sono presentate, insomma, voglio dire, è stato un percorso che ha avuto, diciamo, degli incidenti di percorso, insomma, ma sicuramente c'è tutta la volontà politica e amministrativa, non solo dell'amministrazione ovviamente nostra, ma anche della politica a livello regionale, quindi della giunta regionale, quindi del governatore, del presidente De Luca, di portare a compimento questo. I fondi sono salvaguardati, insomma, quindi si tratta soltanto adesso di avere, come dire, quella capacità di non andare, come si dice, no, la carta frettolosa fece fisica. Diciamo, in questo momento dobbiamo procedere proprio perché, insomma, bisogna riconoscere che ci sono stati dei passaggi, diciamo, che magari sono stati non esenti da critiche dal punto di vista amministrativo, che occorre procedere, diciamo, decisi, però, come diceva il buon Manzoni, adelante Pedro, un più vicino. Io faccio un sindaco, se non posso, prego, un termine approssimativo come quanto con la nomina della nuova giunta. Guardate, le cose vanno da sé, cioè, ripeto, io cioè, è evidente che, credo di averlo detto esplicitamente, insomma, non è che può esserci un sindaco che gestisce monocraticamente un comune, ci deve essere una giunta. Lasciatemi il tempo ovviamente di confrontarmi, valutarmi e poi ci saranno. No, due domande. Allora, la prima, hai detto di aver avuto la percezione, insomma, sì, che c'era qualcosa, l'azzeramento della giunta. È un avvertimento o una risposta a qualcosa che si è verificato? Cioè, guarda al futuro o dice finiamola con l'andazzo che c'è stato fino ad oggi? Tutte e due. Ah. Ok, prima. Seconda, io ho scritto un pezzo stamattina su questa storia. Ora, tutte le spiegazioni del mondo che vogliamo dare, sì, ma evidentemente appare singolare che nel primo caso, quello del Waterfront, e nel secondo caso si paga una ditta, poi ci si accorge che quei soldi non erano dovuti e se ne chiede la restituzione. E posso interrompere? In un caso l'abbiamo ottenuta la restituzione, sì, sì, perché magari non tutti lo sanno. Cioè, quelli del Waterfront hanno restituito integralmente. Voglio dire, diciamo, credo che situazioni di questo tipo, che non possiamo relegare a un incidente di percorso o a un problemino banale, perché sono vicende che poi pesano nella vita di un'amministrazione, impongono anche delle scelte a un capo dell'amministrazione. Voglio dire, ben venga l'azzeramento della giunta, ma credo che fatti obiettivamente gravi per chi li vede dall'esterno, cioè da un lato diciamo che c'è un'amministrazione che ha difficoltà, che viaggia verso un predissesto, e dall'altro lato poi senza curarsene, insomma, come si dovrebbe, credo, si pagano dei soldi, poi si fa un provvedimento, dice abbiamo sbagliato, restituiteli. Non sono responsabilità
solo politiche. No, allora, credo che siano responsabilità che afferiscono più che altro alla macchina. Allora io insomma ci conosciamo bene, insomma, quindi sappiamo, diciamo, come con reciproca onestà intellettuale, come le cose si parlavano di anche con chiarezza. Cioè il discorso del predissesto non va assolutamente come si dice. Cioè, no. Perché l'informazione, diciamo, cioè, noi siamo, diciamo, lettori più o meno attenti delle cose, ma chiaramente chi non è proprio addetto ai meccanismi effettivamente può fare praticamente il genere. Stiamo parlando di cose completamente diverse. Stiamo parlando, per quanto riguarda, io lo chiamo piano di riequilibrio, perché non è il predissesto. Tecnicamente si chiama piano di riequilibrio, poi sui nomi si può giocare, ma a volte anche i nomi hanno la loro significatività. Il piano di riequilibrio parla di un ente che non è stato capace nei vent'anni, negli ultimi vent'anni, se vogliamo dirlo, vogliamo semplificare, di fare una politica delle entrate e di contenere la politica delle spese. Quindi politica delle spese aiosa, tanto voglio dire, si può scrivere quello che si può nel bilancio, e politica delle entrate mai perseguita nel modo dopo. E questi invece io li chiamo incidenti di percorso, nel senso che ci tengo a dichiarare, poi è chiaro che ognuno, insomma, ha le sue competenze, quindi ogni organismo poi ha, diciamo, le competenze a valutare poi i comportamenti degli uomini sotto vari profili. Li chiamo incidenti di percorso perché si innestano su delle procedure amministrative. E indubbiamente, insomma, ci sono stati dei, diciamo, degli errori macroscopici, o non macroscopici, nella fase delle procedure amministrative, insomma, perché bazzica la pubblica amministrazione, insomma, se ne riscontrano. Questo senza voler sminuire, diciamo, la gravità dell'errore o non dell'errore. Io dico una cosa fondamentale, che la cosa fondamentale nella pubblica amministrazione è che laddove, diciamo, un errore, diciamo, venga in evidenza, quello che va condannato è la pervicacia nell'esistere nell'errore. Cioè, se sull'errore si registra che sono state magari dei pagamenti allo Stato non dovuti, ma non è che erano pagamenti, diciamo, come dire, non dovuti perché i lavori non erano fatti, sarebbero confluiti. Cioè, quando si dice pagamenti non dovuti, sembra quasi che sia un esborso in debito. Pagamenti non dovuti secondo le regole di contabilità, questo è il punto. Chiaramente restano non dovuti, ma se un'amministrazione, diciamo, invece di insistere pervicacemente in un errore, come dire, si ravvede, tra virgolette, sotto il profilo amministrativo e pone rimedio agli errori, certo, resta il problema di fondo della valutazione della capacità gestionale, che riguarda sia la fase meramente amministrativa, cioè dei dirigenti responsabili. È brutto fare ragionamenti ad persona, no, quindi, diciamo, no, sulla specifica vicenda, però effettivamente riguarda, diciamo, quelle dei dirigenti che hanno, diciamo, commesso o avallato determinati errori, e sia quello chiaramente della politica che non ha esercitato quell'attività di controllo e di indirizzo nel modo dovuto. E anche lì, ovviamente, io, insomma, comunque mi assumo le responsabilità politiche da questo punto di vista, perché è evidente che le deleghe assessori, comunque, al di là, diciamo, di tutte le intermediazioni politiche, diciamo, i legittimi, chiamiamoli, giochi della politica, è evidente che sono poi frutto di scelte del sottoscritto. E quindi, diciamo, dal punto di vista politico, se io ho delegato qualcuno a fare un'attività di controllo e non è stata esercitata nel modo dovuto, diciamo, ovviamente ne devo tener conto, ma certamente devo imputare anche in parte a me stesso, diciamo, la scelta poi del singolo caso. Però vorrei anche precisare, tornando alla sua domanda, che non è questo, diciamo, come dire, il caso per cui diciamo, si è proceduto o proceduto ad una revoca, diciamo, della giunta. È come dire, in termini aeronautici si chiamerebbe un segnale all'aria. Cioè, quando si lancia un segnale all'aria e tutti quelli che stanno per aria sentono il segnale. Chi non si vuole adeguare corre il rischio di andare a, diciamo, a sbattere, diciamo, ma sono segnali però che possono e debbono salvare la vita umana. Quindi, diciamo, sono fondamentali che ognuno comunichi la propria posizione. La mia posizione è ferma e inderogabile. Diciamo, ripeto, non detto condizioni a nessuno, ma non mi faccio dettare condizioni. Quando hai parlato di un richiamo alla responsabilità, che mi pare, insomma, la cosa più sensata da fare, e di questo te ne va dato atto in un momento di straordinaria difficoltà per le casse, sì, no? C'è anche un appello alle opposizioni a fare la loro parte, insomma, con l'assunzione di responsabilità. Io l'ho detto forse quando mi sono rivolto a tutti i consiglieri, ma rispondendo alla tua domanda, è certo che c'è un appello anche all'opposizione, perché nel legittimo gioco, diciamo, dialettico dell'opposizione,
credo che sia necessario che ci sia un momento, diciamo, di assunzione di responsabilità da parte di tutti, perché l'ho detto in premessa, io non sono qui per coltivare ambizioni di carattere personale, sono qui, diciamo, su un mandato ovviamente, chiaramente, della cittadinanza, che sono candidato, ovviamente, quindi, diciamo, è stato tutto in mia volontà, ma le mie idee sono quelle di contribuire al benessere del territorio, punto. Non c'è nessun'altra ragione, quindi a maggior ragione in un momento del genere, ma lo è sempre stato. Io l'altro giorno ripescavo tra le mie carte una lettera che indirizzai circa 2 anni or sono al capogruppo del partito, 2 o 3 addirittura, al capogruppo del partito 2, al capogruppo del Partito Democratico, al segretario del Partito Democratico locale, invitandoli alla collaborazione diciamo, su varie tematiche, ed ebbi una risposta, diciamo, in termini negativi, perché arrivavo come libero delle sue scelte. Argomentata, diciamo, su motivazioni, diciamo, di carattere politico. Quindi il mio atteggiamento, ora al di là delle schermaglie, è sempre stato quello, diciamo, di una valutazione del lavoro dell'opposizione in termini costruttivi, come giusto che sia, nella dialettica politica. Quindi girare per la giacca particolare? No, io perciò sono in camicia. Quindi non è stato, diciamo, è stata una valutazione di io fare poi meglio che la regola dell'aggiunta per me sia una situazione abbastanza importante. Assolutamente, serie di proprio però per particolarizzare, diciamo, la serietà del mondo. Quindi il piano di riequilibrio che ha presentato questa rete, ovviamente non proposto in base ai termini di legge. Non abbiamo ancora fatto il piano di riequilibrio, ci stiamo lavorando, sarà fatto entro la fine di luglio, e quindi si esprime attraverso, diciamo, una delibera del Consiglio Comunale che approva, diciamo, la volontà di procedere al piano di riequilibrio, poi si hanno 60 giorni di tempo per presentarlo concretamente alla Corte dei Conti. È evidente che se alla base di questa volontà del Consiglio, non è che dice io voglio fare il tratto, non c'è uno studio approfondito del come andare a incidere in questi anni sul trend di diminuzione delle spese e di aumento delle entrate, parliamo di aria fritta, cioè, perché non è che puoi mettere dei numeri a caso nel piano di equilibrio, devi far precedere un piano di equilibrio da un serio lavoro in cui, confrontandosi ovviamente con l'amministrazione, cominci a individuare, diciamo, quelle zone in cui puoi intervenire sulle spese e quelle zone in cui devi intervenire per aumentare le entrate. Non è per caso che sia stata questa una delle motivazioni un po' di attrito con le varie... Io sono stato onesto intellettualmente, quello che non per carità, nel merito ci si confronta e non ci sono motivi di attrito che possono attenere al merito delle questioni. In genere queste questioni sono questioni di merito, non di merito. Nel senso che sul merito tutti possono avere legittimamente la loro opinione. Tu dici bianco, io dico nero, se si trova il grigio, si trova il grigio. Il problema è il metodo. Laddove, diciamo, questi ragionamenti poi, diciamo, nascondono invece, e l'ho detto, mi sembra con esplicita chiarezza, diciamo, un metodo che appartiene a una sorta, chiamiamola, di guerra di posizionamento, diciamo, in cui la politica, invece di pensare al benessere, cioè veramente al bene comune e al momento di rilancio, insomma, per le particolarità, pensa di cristallizzare, diciamo, con vecchi metodi, operazioni di posizionamento politico a vantaggio di uno e a scapito dell'altro, evidentemente, perché questi, diciamo, sono i giochi della politica. Credo che a quel punto io ho l'obbligo morale, diciamo, come primo cittadino, che non richiamo la responsabilità di tutti.